Questo è un brevissimo tutorial, molto 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 sintetico, che ha semplicemente lo scopo di farti vedere una lavorazione un pochino più complicata, un pochino più complessa di un oggetto. Nella fattispecie questa lama, è una lama di la lama di un bastone, che è, ovviamente è super tamarra. E praticamente è una lama forata, non so se da lì si vede, non so in che posizione metterla, ecco forse così va bene. Come vedi è forata. Come funziona? È molto semplice, molto elementare. Pezzo da 3 cm di plasta azote, tagliata la forma della lama con il termocut, quello con il filo. Una volta fatto questo, ho fatto con la lametta lo smusso corretto della lama in modo tale che somigli davvero alla lama tagliente di una falce. Questo l'ho fatto proprio a mano col cutter. Dopodiché ho sempre con il termocut fatto questi fori. Come si fa a fare questi fori? Beh, va bene, è una cosa scemissima, nel senso che sono partito dall'esterno, ho tagliato questo pezzo, poi ho fatto il buco, ho tagliato questo pezzo, ho fatto quest'altro buco, ho tagliato questo pezzo, eccetera, eccetera. Poi i pezzi che ballavano, questo qui non era attaccato a questo, li ho semplicemente incollati con il bostico, ottenendo quindi dei fori e una lama quindi più leggera e anche un pochino più carina. La lavorazione superficiale poi è fatta con la puntina sottile, sottile, sottile. Ho fatto tutte queste lavorazioni. Qui non è che ho molto da dire sull'argomento. Per quanto riguarda invece, cioè nel senso che queste cose qui, vabbè, sono tutte delle righe righine, è un lavoro di pazienza, basta. Mentre invece per quanto riguarda le due maschere che ci sono ai due lati, sono due teschi, non posso farteli vedere dal dritto perché il bastone è lungo, però sono indicativamente così. Ho preso un pezzo di plasta azote da 3 cm, che era peraltro già smussato in questo modo. Ne ho tagliato una fetta sottile. Questa fetta sottile, che corrisponde poi a questo pezzo qui, l'ho leggermente sagomata e sulla fetta ho attaccato con il Bostik il naso e le due occhiaie, cioè i due bordi delle occhiaie, che non sono altro che due pezzettini di plasta azote tagliati a strisciolina così e incollati in questo modo. Tutto intorno, ok? Incollati bene, poi con la heat gun, la pistola a caldo, con questa li ho sciolti un po', per cui glieli ho fatti aderire bene, gli ho dato un pochino di li ho sagomati un attimino. E fatto questo, sempre con il nostro attrezzino a caldo, non ho fatto altro che fare i buchi, eccetera. Adesso te li faccio vedere un pochino più da vicino, i fori, le righe, eccetera, 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 un po' tutto quello che è il disegno. Per quanto riguarda invece il corno, l'ho fatto naturalmente a parte e originalmente era così, come questi. Queste sono corna ancora da lavorare. Quindi sono proprio tagliate brutalmente da un pezzo da 3 cm di plasta azote. Sono tagliate brutalmente, poi con la heat gun le ho scaldate bene e a mano le ho fatte di diventare belle rotondine. Queste non ancora, questi cornetti finiti. E dopo semplicemente con questo qua ho fatto le linee orizzontali, quindi il taglio orizzontale e tutte le varie incisioni, buchi, fori, eccetera, eccetera, legati a questo argomento. Idem come sopra per questo coso qua, altro pezzettone di plasta azote tagliato, un pezzo così indicativamente, attaccato, e una volta attaccato l'ho lavorato, in questo caso con questo attrezzo, così, tac, 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 così. Dandogli questa specie di forma da motosega con un po' di fantasia. Questo
Quindi in buona sostanza non è che volevo dire niente di nuovo in questo tutorial, volevo solo farti vedere un altro tipo di lavorazione, come fare a fare i fori, quindi ad alleggerire una lama. Naturalmente la lama l'ho fatta a parte, poi dopo l'ho incollata con il bostick in questo punto e in questo punto al supporto e naturalmente dopo averla incollata con attenzione, quindi ti ricordo sempre di mettere poco bostick su entrambi i lati, aspettare 3-4 minuti che si asciughi e poi dopo farlo aderire bene, premere bene, 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 bene forte. Fatto questo, gli ho aggiunto sempre con il bostick delle striscioline sottili come queste qua di plasta azote nei punti di attacco, quindi tutto intorno alla lama. Poi ho aggiunto anche queste striscioline qua che sono estetiche, nel senso che poi dopo una volta colorate faranno la loro parte, daranno un aspetto più organico alla lama, ma soprattutto hanno lo scopo di fissare maggiormente la lama a qui. Diciamo che a questo punto questa lama l'unica cosa che può fare è spezzarsi, non può di certo più staccarsi dal bastone durante l'uso. Ovviamente è chiaro che questo è un bastone più che altro estetico, ecco, lo si userà dall'altro lato. Ho fatto poi, come ti facevo vedere prima, questi cornetti che adesso andrò a lavorare e trasformare come quello là, e poi queste parti che sono le parti, diciamo così, finali del bastone, che anche queste andranno lavorate e trasformate, non resteranno così lisce, ma comunque resteranno molto più semplici del resto perché è la parte del bastone che deve colpire, quindi avrà solo una lavorazione superficiale, un po' tipo osso con delle greche, adesso devo ancora decidere. A presto!